Questa mattina vogliamo riflettere sulle due altre fonti di consolazione per completare il quadro delle sorgenti e prendiamo l'avvio da quel ritornello che noi cantiamo oppure recitiamo ogni giorno subito dopo la consacrazione. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Tre realtà: l'annunzio della morte del Signore, la proclamazione della sua resurrezione, l'attesa della sua venuta. Ci resta ancora parlare dell'annunzio della morte di Cristo, cioè della partecipazione alla passione del Signore, perché la passione del Signore è fonte di consolazione per noi che siamo morti. È una verità che non dobbiamo dimenticare. Paolo insiste proprio su questa morte nostra. Col battesimo noi siamo stati sepolti in Cristo. Il nostro vecchio uomo è stato sepolto. E per la forza della morte di Cristo, che ha distrutto il nostro peccato e l'uomo vecchio, noi siamo creature nuove. Voi siete morti, dice Paolo. È per questo che il peccato non può più rivivere in voi. Siete dei morti. Non avete più nessun diritto, ma siete dei vivi, viventi in un altro, viventi in Cristo Gesù. Le cose vecchie sono passate, sono nate delle nuove. Voi siete nuova creatura, creatura nel Signore, ma in quanto a voi siete dei morti. Questa verità noi dobbiamo viverla e dobbiamo recuperare così asceticamente questa dimensione che noi veramente nello Spirito tante volte dimentichiamo, proprio la dimensione ascetica della vita nello Spirito, per cui crocifiggiamo ancora in noi l'uomo vecchio, mortificate, dice l'Apostolo in tante lettere, Filippesi, Colossesi, quello che in voi, l'uomo vecchio, perché siete creature nuove, non si trovi in voi più quello che appartiene all'uomo vecchio. Non prolificano più dentro di voi i frutti della carne di cui l'Apostolo ai Galati ci dà l'elenco. Siamo creature nuove. E questo avviene nella assimilazione nostra alla morte di Cristo. Contempliamo Gesù crocifisso e gioiamo quando vediamo il nostro vecchio uomo stemperarsi. Coloro che sono in Cristo Gesù, dice l'Apostolo ancora ai Galati, hanno crocifisso la propria carne con i vizi e le passioni, perché la morte di Cristo risplende in noi. E diceva ancora Paolo: io porto le stimmate, le piaghe del mio Signore Gesù nel mio corpo. Il vero carismatico è un crocifisso. Si è messo davanti a Gesù crocifisso, lo ha contemplato, lo ha immedesimato ed è diventato un crocifisso nella vita. Nei grandi santi la contemplazione di Gesù crocifisso, fonte di gioia, diventava anche così visibile materialmente nel corpo. Pensate San Francesco,
pensate Padre Pio, pensate Newman, Teresa, contemplavano la passione del Signore. La contemplazione era così viva che le piaghe del Signore ricomparivano nel loro corpo. Francesco, 2 anni prima di morire, mentre era in digiuno, faceva 7 quaresime ogni anno, 7 quaresime che si chiamava, 7 quaresime dure. Mentre celebrava una quaresima in onore di Michele Arcangelo, ecco il crocifisso che, elevandosi occhi sulla verna, parte dal costato un raggio, dalle mani e dai piedi un raggio che è come un laser che penetra nel cuore, nelle mani, nei piedi di Francesco. Egli è crocifisso. Ma perché è crocifisso? È visibilizzazione, manifestazione esterna di una crocifissione interna. Egli vive del crocifisso, ha vissuto il crocifisso, ha portato la morte di Cristo dentro di sé, ha celebrato la morte di Cristo nel suo corpo e nel suo spirito. Così anche Padre Pio, quando celebrava la messa, che durava molto, le sue mani si arrossavano, il suo cuore grondava ancora sangue, i suoi piedi gonfiavano, aveva le stimmate, ma le stimmate si rinnovavano, perché viveva la passione del Signore. E così di tanti altri santi, contemplare il crocifisso. Ma non è sufficiente contemplare il crocifisso, ma vivere il crocifisso. Noi siamo dei crocifissi. Il Padre ama figli crocifissi. Non si conosce altro Cristo. Diceva Paolo, io conosco Cristo e Cristo crocifisso. Il Padre del Cielo vuole vedere i crocifissi. E quando ci vede i crocifissi, il suo sguardo amoroso scende su di noi. Ecco che significa portare la croce di Cristo, cioè la morte di Cristo, nei nostri corpi. Dobbiamo recuperare, fratelli e sorelle, questa dimensione ascetica nei gruppi di rinnovamento. Abbiamo l'illusione iniziale che già siamo arrivati, siamo già arrivati all'unione mistica. Abbiamo le visioni, abbiamo la profezia, abbiamo tanti doni che sono caratteristici di una vita molto alta nello spirito, ma questi non sono doni mistici, sono doni carismatici che servono per gli altri. Abbiamo sì una bella preghiera, ma la preghiera come dono ci invita a interiorizzare la vita nello spirito, a dare un supporto alla preghiera nella nostra vita, perché la preghiera aggancia la vita, altrimenti diventerà farsa. Il Signore che ci dà uno spintone, ci colloca in un luogo alto, ci dà uno spintone, adesso tu devi camminare, devi recuperare quello che ancora non hai fatto, devi crocifiggere la tua carne. Lo Spirito Santo che scende in noi è spirito di purificazione. Manderò il mio spirito su di voi, vi purificherò dei vostri peccati. Questa è la prima azione dello spirito, convincerci di peccato e purificarci dal peccato, perché non possiamo unirci a Cristo e rivestirci di Cristo a vita illuminativa se prima non passiamo per una purificazione profonda. Ed è lo spirito che ci porta a questa purificazione profonda, a questo svestimento dell'uomo vecchio, perché l'uomo nuovo non può vivere in noi. Diceva Paolo, ci sono tanti tra di voi, anche io mi ci metto, che vorremmo essere super vestiti senza spogliarci. No, non possiamo indossare 2 vestiti, mantenere il vestito vecchio e sul vestito vecchio mettere il vestito nuovo.
ma dobbiamo prima svestirci dell'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo. È un'urgenza questa, fratelli e sorelle, che io sento vivo dentro il mio cuore e di cui mi faccio proclamatore. Nei nostri gruppi dobbiamo recuperare questa dimensione, proprio all'insegno dello Spirito. Lo Spirito prima di vestirci di Cristo, prima di darci dei grandi doni, prima di metterci nella contemplazione di Cristo risorto, deve purificarci. Vi darò un cuore nuovo. Toglierò il cuore di pietra finché il cuore di pietra non venga tolto, finché noi non siamo purificati dai nostri peccati, non possiamo andare avanti. Perché può succedere, succede, che ci illudiamo di essere ormai nello Spirito, di avere dei doni, di essere nella luce, e dimentichiamo che tenebre ancora restano dentro di noi, che ancora la carne si ribella, che ancora il vecchio albero della conoscenza del bene e del male pulve in noi e dà i suoi frutti, che ancora c'è invidia, gelosia, fornicazione, asprezza, contesa, furto tra di noi. Cioè l'albero vecchio ancora vivo, non è morto. Sì, è stato innestato l'albero nuovo, ma sotto pullulano ancora i polloni dell'albero vecchio che noi coltiviamo, che noi lasciamo crescere. Bisogna potare, 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 come diceva Gesù, potare, 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 in modo che si dia forza all'innesto nuovo, in modo che Cristo innestato in noi possa dare i suoi frutti. E allora recuperare questa dimensione ascetica, questa dimensione di purificazione, lasciare che lo Spirito ci purifichi la mente, il cuore, i sensi, in modo da assomigliare a Cristo. Perché, come dice Paolo, non si può dare che il capo in una maniera e le membra di altra maniera. Le membra debbono avere somiglianza con il capo, conformità con il capo. Ecco perché lo Spirito Santo vuole renderci conformi in questa amputazione, in questo lavoro di ascesi, di faticoso lavoro. Vuole renderci conformi a Cristo Signore, portare la morte di Cristo. L'uomo vecchio è stato crocifisso in noi ed è nato l'uomo nuovo. E dobbiamo recuperare un'altra dimensione, la dimensione contemplativa. Anche io qui alzo la voce. La contemplazione differisce dal baccano, dal canto, dalla danza. Sì, ci può essere un momento di contemplazione collettiva, però la dimensione contemplativa esige di più. Dobbiamo andare a Tabor, la trasfigurazione. Cristo è luminoso sulla montagna. Mosè ed Elia stanno accanto a lui, discorrono della sua morte, perché Calvario e Tabor vanno insieme, morte e risurrezione vanno insieme. I testi scritturistici parlano chiaramente. Dice Pietro: io sono partecipe come anziano delle sofferenze di Cristo e della sua gloria. E dice Paolo nelle lettere ai Filippesi: perché io conosca di essere partecipe della sofferenza di Cristo e della sua risurrezione. Ossia la partecipazione è simultanea, prima però precede nel tempo, ossia in abbondanza, la purificazione e poi la trasfigurazione. Però come recuperiamo la dimensione ascetica purificatrice della nostra vita? Dobbiamo recuperare la dimensione contemplativa, rivestirci di Cristo, rivestitevi di luce, contemplare Gesù sul Tabor. La luce del Tabor
investe. Pietro, Giacomo e Giovanni contemplano la gloria di Cristo. Per questo noi diciamo: annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione. Ma la risurrezione dobbiamo portarla dentro di noi. Il Cristo risorto deve splendere nel nostro volto, nella nostra vita nuova. Il Cristo vivente in noi è il Cristo risorto. Sì, vive Cristo morto e sofferente, ma vive Cristo risorto. Gli uomini debbono vedere le opere nuove, le opere di Cristo in noi e glorificare il Padre. Tu porti Cristo risorto, ma per portare Cristo risorto bisogna entrare in questa dimensione contemplativa. Recuperare nei nostri gruppi la dimensione contemplativa, la preghiera contemplativa, questo stare con il Signore. Perché tante volte noi ci dissipiamo con canti, con suoni, con frastuoni. Alle volte nei nostri gruppi sembra di assistere a una discoteca sacra. Sì, questo canto, questa gioia ci vuole quando è espressione di una vita nuova dentro di noi, del risorto che vive in noi, ma quando in noi non c'è il Cristo risorto, c'è l'uomo vecchio, quei canti, quelle danze, quel giubilo è fuori luogo, è un giubilo falso, un canto falso, una danza falsa, perché non è espressione di una vita interiore. Ecco, allora bisogna recuperare la dimensione contemplativa in modo che il Cristo risorto rifulga nei nostri occhi, rifulga nei nostri sentimenti, rifulga nei nostri comportamenti, ad opera del medesimo Spirito, perché lo Spirito che ci forma e ci lavora continuamente è lo Spirito che immette in noi i pensieri di Cristo. È un'operazione difficile, ma che lo Spirito compie giorno dopo giorno. E finché lo Spirito non cambia la nostra mentalità, ancora non siamo dei risorti. Finché non abbiamo la mentalità cristica, ma ci rimane la mentalità umana, noi ancora non abbiamo il cambiamento. Non c'è il cambiamento, non c'è il passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. Se noi la pensiamo come gli uomini di questo mondo, se no per noi ancora il denaro ha valore, la bellezza ha valore, se i piaceri del mondo hanno valore, noi ancora apparteniamo al vecchio uomo, al vecchio mondo. Non guardiamo con gli occhi di Cristo, non guardiamo nella verità, perché è la verità che ci rende liberi. E guardando con gli occhi di Cristo, giudicando col giudizio di Cristo, noi possiamo avere una mentalità nuova, tale da giudicare tutto e tutti e non essere giudicati. Gridava Paolo, proprio nella seconda espressione, cioè nel secondo capitolo della prima lettera dei Corinzi, versetto 16, gridava: noi abbiamo il pensiero di Cristo. Ed è lo Spirito Santo che crea l'affinità con Cristo. L'uomo vecchio, l'uomo di questo mondo, l'uomo razionale, o l'uomo idico, materiale, non percepisce le cose dello Spirito. Per lui sono follia, perché non c'è affinità. È lo Spirito che crea l'affinità con Cristo, col pensiero di Cristo, col modo di vedere e di operare di Cristo. Finché lo Spirito Santo non innesti in noi l'opzione fondamentale sua, che era quella di fare la volontà del Padre, quello che piace al Padre io faccio sempre. Finché noi non domina la volontà del Padre, finché noi non viviamo con gli occhi rivolti al Padre e non diciamo come Gesù, quello che piace a Lui, io faccio sempre, ancora il Cristo risorto non vive in noi.
Se come dice l'Apostolo ai Filippesi, non abbiamo i sentimenti di umiltà e di obbedienza, che sono i sentimenti più profondi di Cristo, imparate da me che sono mite e umili di cuore, finché non avete in voi questi sentimenti, ancora non siete di Cristo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un vantaggio per sé, ma umiliò se stesso fino alla morte di croce, e si mostrò obbediente al Padre. Per questo Dio l'ha esaltato. Finché l'obbedienza di Cristo non penetra in noi, l'umiltà di Cristo non penetra in noi, ancora non abbiamo i sentimenti di Cristo, ancora non abbiamo imparato da Lui ad essere mite ed umili di cuore, ancora non si vede il risorto dentro di noi. E quando le nostre operazioni, le nostre opere, non sono le opere di Cristo ma le opere di un uomo, è l'uomo vecchio che ancora opera, ma non è Cristo che opera in noi, che vive in noi. Bisogna recuperare la dimensione contemplativa, perché il Cristo risorto vive dentro di noi, nella mentalità, nei sentimenti e nelle opere. Comparire davanti agli uomini come Cristo. Però tutto questo a scapito dell'uomo vecchio. Portiamo allora la morte di Cristo nel nostro corpo e annunziamo nel nostro spirito la risurrezione di Cristo. Il risorto vive, vive in questo mondo. Presentiamo il Cristo vivo nella nostra vita, in modo che gli uomini vedano, contemplino ancora Cristo e riconoscono che il Padre l'ha mandato per la nostra salvezza. La parusia, in attesa della sua venuta. È una terza dimensione che dobbiamo recuperare. Noi siamo diventati sedentari, non più nomadi. Abbiamo perduto il senso del pellegrinaggio e della precarietà, della provvisorietà del nostro cammino terreno. Ci siamo fabbricati una città terrena, dove abitare. Anche nei nostri gruppi ci siamo adagiati, ci siamo fabbricati una città terrena, il nostro posto di lavoro, la nostra sedia, la nostra attività, i nostri carismi esercitati, i nostri ministeri esercitati. Abbiamo dimenticato che tutto è provvisorio, che siamo in cammino verso la patria. Cerchiamo una città celeste, non più una città terrena. Siamo ospiti e pellegrini in questo mondo. Bisogna recuperare questa dimensione. Siamo ospiti e pellegrini. Siamo in cammino verso la patria. La nostra cittadinanza è quella celeste. Siamo stirpe divina in cammino di purificazione. In questo mondo indossiamo le armi della luce con cui noi saremo in cielo, le indossiamo già fin da questa terra, ma dobbiamo camminare, non possiamo fermarci, perché il Signore viene. La cristianità primitiva viveva intensamente la dimensione della parusia, la dimensione escatologica, cioè pensava al futuro. Il Signore viene, il Signore verrà. È il saluto che si dava ai cristiani. Oggi noi ci diciamo, sia lodato Gesù Cristo, quando lo diciamo, perché anche nei nostri gruppi diciamo, ciao, ciao, ciao. I primi cristiani dicevano, Maranatha, Maranatha, Cristo è venuto, Cristo viene, Cristo verrà. Maranatha. Oppure un'invocazione, vieni Signore Gesù, vieni Signore, il Signore è vicino, grida Pietro, il Signore è vicino, grida Paolo, nella lettera ai Tessalonicesi. Viviamo allora in attesa della venuta del Signore,
sapete, cambia modo di vivere quando l'uomo è in attesa, è alla vigilia, è in viaggio, il pensiero è verso la meta. Dobbiamo recuperare questa dinamica della meta che abbiamo perduto. Noi siamo diretti e dobbiamo raggiungere la meta. Le nostre forze debbono essere convogliate in vista della meta da raggiungere. Questa meta è Gesù che viene, Egli verrà. È sicuro come l'aurora che Egli verrà, già ci diceva il profeta Abacuc. Aspettate ed Egli verrà. Anche le scritture del Vecchio Testamento alimentavano questa venuta di Cristo sulla terra, ma il Nuovo Testamento alimenta la seconda venuta di Cristo. Quando Gesù ascende al cielo, gli angeli dicono, uomini di Galilea, che è stato a guardare in alto, quel Gesù che avete visto asceso al cielo, ritornerà. E Gesù diceva, quando verrà il figlio dell'uomo, la seconda volta sulla terra, che cosa verrà? Nel capitolo 25 di Matteo, Gesù, spaccandosi i cieli, viene e siede a giudicare tutti gli uomini, i vivi e i morti, le pecore e i capri. Ma il Signore viene. Nell'attesa della sua venuta dobbiamo comportarci come figli della luce. Abbiamo visto il bellissimo testo che è stato proclamato di Romani 13, che vogliamo rileggere in questa luce. No, 13. 13. Questo voi farete consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è passata, già avanzato il giorno. Gettiamo via le opere delle tenebre, comportiamoci come figli della luce, perché il Signore è vicino. Questo pensiero è sviluppato nella lettera ai Tessalonicesi prima ed è ripreso nella seconda lettera ai Tessalonicesi. E nella lettera ai Corinti, Paolo, rivolgendosi ai cristiani, capitolo 7 della prima lettera, dice: quelli che comprano, come se non comprassero. Quelli che prendono marito, come se non lo prendessero. Quelli che prendono moglie, come se non l'avessero. Perché passa la figura di questo mondo. Ecco la precarietà. Tutto è provvisorio. Non dobbiamo attaccarci alle cose della terra, perché la nostra vera patria è il cielo. Ma essere solleciti deve essere il biglietto d'ingresso, la tessera, perché non si entra in cielo senza la tessera, senza il biglietto d'ingresso che il Signore ci dà. Ma dobbiamo attendere il Signore che viene. Se noi arriviamo a recuperare questa terza dimensione, allora la nostra vita cambierà. Perché se noi fissiamo qui la nostra dimora, diventiamo un popolo sedentario. Guardate, succede a noi come gli ebrei. Gli ebrei, finché erano nomadi, avevano Dio. Seguivano l'arca nel deserto, mangiavano la manna, bevevano l'acqua dalla roccia. Anche con le loro ribellioni si mantennero fedeli a Dio. Ma quando il popolo israelitico divenne sedentario, si diede all'idolatria, alla prostituzione, alla vita mondana e dimenticò il suo Dio. Dimenticò di essere il popolo eletto e di tutti i profeti.
Così può succedere anche a noi. Quando diventiamo un popolo sedentario, quando ci fabbrichiamo una città dove abitare, tutto è precario nella nostra vita. Siamo obbligati a fabbricare la città terrena con gli occhi rivolti in alto alla città celeste. Dobbiamo riordinare a Dio tutte le realtà terrene, soprattutto voi laici. Avete questo compito di riconsacrare il mondo al Signore, di sottomettere di nuovo al potere di Dio tutte le cose, di riordinare le realtà terrene in attesa della redenzione finale. Però, mentre si lavora per questo riordinamento delle realtà terrene, gli occhi debbono essere fissi alla città celeste. Ci dice l'autore delle lettere agli ebrei, e allora usciamo dall'accampamento, usciamo fuori dei nostri accampamenti, seguendo Cristo Signore. Ecco, seguire Cristo fuori dall'accampamento, gli occhi fissi a colui che è il perfezionatore della nostra fede, a colui che cammina avanti a noi, che apre tutte le brecce, che ci porta alla città celeste. Vivere un po' l'Apocalisse dentro di noi, cioè vivere in questa attesa del Signore, vivere per i tempi futuri, perché questo giova molto alla realizzazione della vita nello Spirito. Lo Spirito si muove, lo Spirito non è fermo. E allora, quando noi viviamo intensamente la morte di Cristo, la passione del Signore che riproduciamo in noi nella somiglianza a Cristo crocifisso, troviamo già una consolazione per questa somiglianza, per questa conformità. Quando noi ci abbeveriamo della risurrezione di Cristo, la luce di Cristo penetra in noi e vediamo in noi l'io di Cristo, innestato al nostro io. Quando percepiamo che non è Cristo, non siamo noi a vivere, ma è Cristo che vive in noi. Non sono io più che vivo, ma è Cristo che vive in me. E allora questo ci riempie di gioia. Allora noi siamo nella consolazione, perché siamo di Cristo, viviamo il Cristo. Siamo del Signore e viviamo del Signore. Quando matura in noi questa coscienza che non siamo di noi, non siamo degli altri, ma siamo di Dio, allora si verifica in noi la declinazione mistica, che è molto bella. Qual è la declinazione mistica? Chi sa di latino sa il nominativo, il genitivo, il dativo, l'accusativo, vocativo, ablativo. Questo avviene in noi. Ma pure innanzitutto il genitivo, che troviamo in Paolo. Voi siete di Cristo Gesù. Come bello il momento in cui gli apostoli, quando ricevettero lo Spirito Santo, quando si dividono catapultati in un altro, e diversi, prima vivevano in se stessi, paurosi, mesti. Adesso si sentono catapultati in un altro, in Cristo Gesù, la luce di Cristo, la forza di Cristo, l'ardore di Cristo si impossessa di loro e vengono spalancate le porte e sono in mezzo alle piazze ad annunziare Cristo che vivono. Hanno la coscienza di essere di Cristo. Poi matura la coscienza di essere per Cristo. Noi non viviamo più per noi, ma lavoriamo per un altro. Noi viviamo per le cose nostre, per la nostra casa, per i nostri affari, per la nostra famiglia. Sono cose buone, ma terrene, che devono essere edificate. Dobbiamo vivere per Cristo. E il suo regno che importa, è la gloria del Padre che importa. Siamo di un altro, viviamo per la causa di un altro. Non possiamo fare gli interessi dei morti, noi siamo dei morti. Lasciate che i morti seppelliscono i morti. Noi siamo dei vivi, viventi in un altro,
Ecco il locativo mistico. Viviamo in un altro, in Cristo Gesù. Voi tutti che siete in Cristo Gesù. Per cui viviamo in un altro. Siamo di un altro. Dobbiamo lavorare per un altro. E quello che dobbiamo gridare sempre, perché il dente, cioè la lingua batte, dove il dente duole, ecco il vocativo mistico. Gridiamo Signore Gesù. Perché sentiamo il bisogno, una volta che siamo di Cristo, per Cristo in Cristo, di gridare Signore Gesù, di gridare a colui in cui siamo e di cui siamo. Ed è allora che incomincia la trasformazione vera, il nominativo mistico. Matura in noi la coscienza di essere Cristo. Non sono io più che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non sono più io, ma è Cristo. Sentiamo che Cristo vive dentro di noi. È Lui che opera dentro di noi. E subito succede l'accusativo mistico. Cioè facciamo il Cristo, operiamo il Cristo, diamo il Cristo, produciamo il Cristo in mezzo agli uomini. Ecco allora come si vive questa dimensione della resurrezione di Cristo in attesa della sua venuta. Lavoriamo in attesa che Lui si manifeste, e quando Lui si manifesterà andremo tutti incontro a Lui. Paolo ci descrive nelle lettere ai Tessalonicesi questo momento meraviglioso: Cristo che comparisce nell'umbi e tutti i viventi e i non viventi, i morti e i vivi andremo incontro a Lui. E il Signore trasformerà il nostro corpo nel corpo spirituale e saremo sempre con Lui. Allora noi comprenderemo questa grande verità che annunciava già Giovanni: ci chiamiamo figli di Dio, ma lo siamo. Non è soltanto questo che ci chiamiamo figli di Dio, ma in realtà lo siamo. Quello che noi siamo, dice Paolo, ancora non lo sappiamo, ma lo sapremo un giorno, quando Cristo si manifesterà. Allora prenderemo coscienza dell'essere nostro. Allora la consolazione sarà massima. Ma già possiamo assaporare, camminando in questo mondo, questa consolazione che portiamo dentro di noi. Perché ormai la notte è passata, il giorno avanza, perché ormai andiamo verso la gloria futura. E allora tutti i patimenti di questo mondo, tutte le prove, tutte le crocifissioni, tutte le rinunzie che comportano questo portare alla morte di Cristo, si cambieranno in gioia, in consolazione, perché la gloria che ci attende è tanto grande. Come Gesù, avendo davanti ai suoi occhi la gloria che il Padre gli riservava, sostenne volentieri la croce, così anche noi sosteniamo le sofferenze terrene in attesa della gloria celeste. E qui è la grande consolazione, la consolazione permanente che lo Spirito Santo opera dentro di noi, vivendo sempre con noi. Amen.